Intela nei guai. Nel 2017 AMD era sull'orlo del fallimento. L'azienda non voleva nulla, le azioni erano più o meno di circa 2 dollari d'azione. I processori FX erano un fallimento totale perché erano meno potenti come prestazioni in PC rispetto alla serie precedente, ai famosi Phenom. Poi è scoppiato lo scandalo, vabbè, dei core che mancavano, che in realtà erano la metà di quelli pubblicizzati. La situazione era tragica. Nel 2017 però si accese una nuova luce di speranza, una luce che è arrivata principalmente grazie a due cambi. Uno all'assunzione di Jim Keller, nuovamente, famosissimo ingegnere informatico specializzato nel campo della creazione di architetture per microprocessori x86. Un altro è stato sicuramente l'assunzione di Lisa Su come CEO di AMD, che nel marzo del 2017 ha rilasciato finalmente un'architettura che possedeva oltre il 50% di PC migliorato rispetto alla generazione precedente. Non vi fosse difficile rispetto agli FX ottenere qualcosa di decente. Comunque, i processori erano ottimi, non erano uguali alla controparte Intel, parliamo di Zen 1, quindi la serie 1000, però offrivano più core e più thread rispetto alla controparte, anche se a minor frequenza, offrivano dei prezzi molto convenienti. Quindi sono andati molto forte all'inizio, soprattutto per i content creator che avevano a disposizione più core e più thread a prezzi economicissimi. Sono sarebbero dovuti andare a comprare un i7 da 300, 350, 400 euro per fare la stessa cosa. Ma questo non è bastato a risollevare in maniera importante AMD. Infatti successivamente sono arrivati Zen 2 e Zen 3 a sistemare particolarmente la situazione. Grazie a Ryzen 3000, 4000 e 5000, i 4000 sono dedicati ai notebook, Notebook, Ultrabook e via dicendo, forse anche qualche custom. Le prestazioni in single core sono praticamente aumentate rispetto alla controparte Intel, anche con clock inferiore hanno un IPC superiore, quindi a parità di prezzo, se non a un prezzo leggermente inferiore, AMD ha ristabilito, diciamo, il proprio precedente trono. Ora, il motivo per cui ho fatto questo video non è illustrarvi quanto sia fantastica al momento AMD, ma più che altro parlarvi del come è potuto succedere una situazione del genere. Come è potuto succedere che un'azienda come Intel, che praticamente ha fondi illimitati rispetto ad AMD, fama internazionale, processori così avanzati che boostano molto di più di quelli AMD, arrivare, diciamo, in questo tragico percorso in cui sta pian piano affondando sulla propria nave. Ci sono principalmente due fattori chiave che hanno portato a questa situazione. Il primo è sicuramente l'essersi, come dire, riposata durante gli anni in cui predominava, perché Intel dalla serie, praticamente, dalla serie 4 alla serie 8 ha fatto cambiamenti minimi nell'architettura. Infatti le differenze in IPC sono rimaste praticamente invariate. Chi aveva un i5 4690K l'overclockava e otteneva le prestazioni di un 8700K. Quindi molte persone preferivano tornare alla vecchia serie. Il secondo motivo è sicuramente da ricercarsi nel ritardo del processo produttivo, dell'aggiornamento delle proprie fabbriche. Ora, qui è un po' difficile criticare Intel, perlomeno sul lungo termine, perché AMD, a differenza di Intel, è un produttore fabless, o perlomeno adesso lo è perché prima aveva GlobalFoundries, che poi ha venduto perché probabilmente non gli conveniva tenerla, visti i costi di gestione altissimi. Quindi AMD cosa fa ogni volta? Progetta l'architettura, il chip e via dicendo, si rivolge alla fabbrica migliore, con il processo produttivo più avanzato che c'è in circolazione, e glieli fa produrre. Questo ti toglie davanti tutti i problemi economici e gestionali legati alla propria, come dire, ad una propria fabbrica. Il problema è che Intel sta ancora combattendo con le proprie fabbriche perché è rimasta ancora con i 14++ nanometri, i famosissimi 14++ infiniti, che per quanto siano un continuo miglioramento del processo litografico, quindi di quanto poi venga piccolo, quando vengono piccoli i transistor all'interno del processore, rimangono inferiori a quelli di TSMC. Di conseguenza, AMD può tranquillamente procedere senza preoccuparsi dei costi di gestione e di aggiornamento della fabbrica, mentre Intel, come dire,
ha solamente due opzioni: o fermare la produzione e aggiornare le proprie fabbriche con un ingente sborso di denaro, o fare quello che sta facendo adesso, ovvero nella propria fabbrica continuare a fare dei piccoli aggiornamenti e creare altre fabbriche con un processo produttivo migliorato. In entrambi i casi è un problema enorme perché si opta per la prima opzione, quindi bloccare, blocca una produzione enorme e perde miliardi. La seconda invece prevede che Intel continui ad affinare dei macchinari, un processo produttivo migliorato fino a quando non trova la combinazione adatta di fattori per renderlo disponibile. E questo può richiedere molto tempo, come abbiamo visto, perché Intel dovrebbe portare il suo nuovo processo litografico verso la fine del 2021, quindi buonanotte nel frattempo. Se il video vi è piaciuto, condividete, lasciate un mi piace, iscrivetevi e al prossimo video.